non c'è nessuno. Abbiamo invitato un migliaio di persone, non c'è nessuno. I nostri grandi rivoluzionari oggi avevano altro da fare. Siamo io e Giorgio e un'amica che non vuole apparire. Il nostro caro, adorato simbolo fallico di uomo, di guerriero, di combattente. Eccolo qui il combattente pluridecorato. Decorato. Allora, come tu giustamente hai detto, il manufatto che sta dietro alle mie spalle, attenzione, ma solo figurativamente, capito? Questo lo vogliamo far presente ai nostri amici, capito? Nel caso nostro è semplicemente per caso che sta dietro. Anzi, mi sposto così, in maniera tale che non pensassero male i nostri amici. Ecco, deve servire come simbolo che ci ricorda il gran dio Priapo, perché noi siamo sempre fedelissimi al dio Priapo, in attesa di poterlo onorare con certi atti che noi prima o poi sicuramente faremo. Allora, secondo la nostra abitudine, noi facciamo un piccolissimo excursus su due giornali di cui consigliamo la lettura. La prima è l'Attualità, periodico diretto da professor Salvemini, nipote del famoso Salvemini, uomo di grande coraggio e di grande tensione morale. Oh, ci sono due articoletti che sono piuttosto interessanti. Il primo è questo. Quindi la Corte europea, gli stati non sono obbligati ad accogliere i migranti. Se la Corte europea ha detto questo, per quale ragione il governo del clericale Gentiloni accoglie i migranti? Chissà, sarà per ordine di qualcuno? Sarà per conto e in conto e per conto di un'area che è devastante, è stata per decenni, se non per millenni, devastante nella storia del mondo, cioè gli interessi concreti e materialistici della città del Vaticano, alias Stato Pontificio, quello che, d'accordo con la mafia, comanda oggi. Se qualcuno mi vuole dire il contrario, me lo venga a dire. Gli leviamo subito la cosa. In tribunale. Sì, gli leviamo anche la tonaca. E vogliamo vedere quello che c'è sotto la tonaca. Siccome mi hanno detto che sta aumentando il numero dei preti froci, quelli che esternano sono... Da quando quel figlio di puttana di Paolo V emise tutta una serie di bolle inerenti al secondo concilio di Trento, per combattere il protestantesimo, la legiferazione per cui praticamente fino allora si erano potuti sposare regolarmente come ancora fanno i protestanti, e da allora, perché gli servivano dei combattenti 24 ore su 24 per contrapporsi alla diaspora dei riformisti, praticamente ha vietato a quella gente di avere un sano rapporto fisico-sessuale con se stessi, e quindi ovviamente originare tutta una serie di depravazioni sessuali tipiche della preteria. Leggeremo anche questo, adesso lo preannunciamo. Un mio grande concittadino, Felice Orsini, decapitato nella piazza a Parigi nel 1858 per avere attentato a Napoleone III, ma non c'è riuscito, per la Madonna, è andata bene per l'Italia comunque, sì. E l'ha fatto per fare un dispetto all'assenteismo mazziniano, al ciondolismo mazziniano che non si decideva mai ad operare, tant'è vero poi che poi la conclusione fu che dopo quell'attentato e dopo soprattutto quella ghigliottinamento che
abbiamo già parlato tante volte, che impressionò moltissimo l'opinione pubblica mondiale. Mondiale, ma soprattutto femminile, perché lui era un bell'uomo, è un tipo ardito, cioè il classico gladiatore, guerriero. Il classico gladiatore, quello che è un personaggio che mi ricorda Ettore Muti, un po' guascone, sì, romagnolo, sì. Tipico romagnolo, lui era di Mendola. Dalla Mendola e poi era anche passato Garibaldi, perché Garibaldi attraversò la famosa trafila romagnola, attraversò proprio lo Stato Pontificio, aiutato da Don Giovanni Verità, che era un prete patriota, che era il parroco della Mendola. Comunque, una piccola devianza. Allora, il ghigliottinando, interrogato di un prete che avrebbe dovuto fargli l'estrema unzione o quant'altro, giusta cosa che lui ovviamente ha rifiutato. Se strafoteva, certo. Sì, appunto. Scrisse una lettera, diciamo così, tra le tante che scrisse, perché era un grafomane, tra le tante scrisse una lettera a questo prete che gli chiedeva la sua opinione sulla condizione dell'Italia. E la descrizione che lui fa dei giovani e della corruzione dei preti è esemplare, anche perché è vera, perché l'ha fatto in punto di morte, due giorni dopo gli hanno tagliato la testa. L'altra cosa che voglio dire, quindi lo leggeremo e i nostri amici sapranno cosa si pensava nel 1858, solo 150 anni fa. Uno Stato fondato sul meretricio? Domanda molto valida, scritta su questa rivista, che peraltro è una rivista, come dire, moderata, perché questo, l'Attualità è un giornale moderato, non è dei politici moderati, ma è moderato come stile e come modalità. Leggiamo una decina di righe. La prostituzione è considerato un mercato stimato in 90 milioni di euro al mese, con circa 1 miliardo di euro l'anno, con circa 9 milioni di clienti. Allora, andate a puttane e rompete i coglioni. Non è che poi voi, per andare a puttane, ci mettete noi nei guai. No, io proprio l'altro ieri, a quella conferenza di cui ti parlavo, di questi, diciamo, per la liberalizzazione della libertà di pensiero sul web, ho detto che con l'avvento della cibernetica e degli androidi cibernetici, anche il mestiere più antico del mondo scomparirà, perché ci saranno i robot puttane, certo, meretrici, certo, molto più efficienti di una, certo, puttana normale, è naturale, senza le crisi esistenziali di una puttana romana. Cioè, quello più auspicato è la sega cibernetica. Allora, questa attività negativa per vari motivi è praticata da donne trattate come schiave e che svolgono la loro attività in strada o presso hotel di lusso. Tu cosa sceglieresti? La strada o l'hotel di lusso? Hotel, basta che paga lei, però. Certo. Le donne di 13-17 anni vengono vendute e sfruttate come vere merci speciali. Ma guarda che strano, sembrava che ci fosse arrivata la civiltà, no? Il permissivismo propagandato da Franceschiello, è vero, doveva servire per garantire i diritti di tutti, infatti i diritti sono questi qua. No, ma soprattutto la libertà sessuale, no? L'emancipazione sessuale, esatto. La libertà di avere... Vincularella si chiama. No, mi piacerebbe sapere come faranno, come faranno i culatta quando si torneranno ai robot, perché i robot che cacchio fanno? Gli fanno col cazzo di ferro, come si può dire? No, con plastica similpelle. Con plastica, ma lascia stare la similpelle, quello più importante è l'uccello. Ma sei osceno! Andiamo! È l'uccello di fuoco, dai, ci hanno fatto anche un... Parliamo, siamo sul tema. Alcuni politici della Lega e dei Fratelli d'Italia hanno pubblicamente affermato che una volta eletti a governare l'Italia, il primo loro provvedimento che prepareranno sarà la legalizzazione della prostituzione, che è da considerarsi un lavoro come gli altri. Io sono perfettamente d'accordo, a patto che nei bordelli ci mettano tutte le donne che lavorano al Parlamento, tutte le donne che hanno incarichi. Tipo la Rosy Bindi. Ci voglio vedere la Rosy Bindi come matriosca. Hai presente quel film bellissimo, Roma, del grande mio concittadino Pasolini? Ma che? Roma? Mamma Roma?
No, di Pasolini e Mamma Roma. A parte il fatto che il nome Pasolini Federico Fellini. Di Federico Fellini, ah, dove si vede uno spaccato di un bordello. Sì, sì, lì. Sì, ah, l'ho visto. Me lo non si bindi con i veli, con questi. E lei e tutte le altre damazze. No, ma lei fa bene il mestiere della. Come si chiama quella tenutaria di bordello? Ah, ecco, lei come tenutaria e le altre deputatesse, certo, tutte, certo, tutte vestite di cinte. Certo, certo. Stile. C'aveva un nome particolare, tenutaria. C'avevano. Si chiama Maîtresse. Maîtresse. No, c'aveva un nome in italiano molto dispregiativo. Tipo Matrioska, una cosa così, sì. Qualcosa con la madre. Comunque Maîtresse va bene. Mi stava sulla lingua, amici, mi sta sulla lingua. Vabbè, allora, e con questo concludiamo dell'ottimo quotidiano La Verità, un'intervista a Povia, è chiaro che solo un imbecille non si rende conto che questo attacco concentrico anche contro la famiglia serve per disgregare la sostanza del tessuto nazionale e sociale tutto il resto. La famiglia è la prima resistenza contro la mistificazione, oltretutto contro la mistificazione. Non a caso uno dei punti forti. Perché all'interno della famiglia si fa cultura, esatto, si fa comunicazione e educazione. Non solo, ma c'è anche un rapporto di mutuo, comunque di mutuo sostegno. Ma soprattutto di fondamentale pilastro logico e intellettuale. Lo sfaldamento della famiglia è legato a questo, per cui quando il pretaccio stabilisce che si possono comunicare anche divorziati, non è che fa un'opera di beneficenza dei no. poveri divorziati. Disgrega, autorizza, praticamente concupisce. E identifica come salvifici o salvabili anche quelli che hanno distrutto la famiglia. Esattamente. Invece di metterli alla giusta gogna. Esattamente. È una autorizzazione alla disgregazione e all'isolamento personale e individuale. Cioè una sabbia. Un universo di uni. Esattamente, una sabbia di teste uniche che pensano però come vuole il padrone. Cari amici, sempre onore al grande Dio Priapo. Sempre so long. Vai.